La storia e la lotta dal 1300 raccontata nello scenario del Castello dei Doria di Castelsardo. Il maestro Angelo Sanna ci accompagna in questa rievocazione. Oggi sfatteremo un mito delle arti marziali come fenomeno nato in Oriente, quindi arti marziali nate in Occidente, portate in Oriente da Alessandro Magno e lo sviluppo nella, diciamo, nostra penisola di quelle che sono le arti marziali o l'arte marziale italiana che facciamo nascere dal 1300 con i testi che abbiamo fino al 900 con in realtà quelle che sono le arti marziali allora, quindi anche i duelli, le spade da duello e quello che sono le conoscenze attraverso i nostri secoli. In fondo l'uomo ha sempre lottato. La biomeccanica del corpo umano è quella, cambiano magari le armi, cambiano le strategie e le tattiche, però vedremo come la stessa lotta in realtà viene sviluppata in maniera differente come strategie, ma l'uomo ha comunque sempre lottato, come dici tu, ha sempre utilizzato un sistema di combattimento, il pancrazio nel III secolo a.C., oggi potrebbe essere l'MMA, ma in realtà il corpo umano reagisce sempre e comunque è guidato dalle leggi della fisica e della biomeccanica che sono quelle.